Ciao ragazzi, finalmente è arrivato settembre ed è un mese magico per i black bass qui sul lago di Bracciano. Ieri ha fatto un bel temporale, le temperature si sono abbassate, l'acqua si è bellata un pochettino. Concomitanza di questi mutamenti delle condizioni atmosferiche, di solito i pesci si mettono sempre in moto. Quindi questa mattina sono uscito, ho indossato gli stivaloni, adesso voglio vedere se riesco a insidiare qualche bel bass. Il mio posto preferito, quello dove vado sempre di solito, richiede in 10 minuti, un quarto d'ora di camminata, quindi con la scusa ci faccio anche una passeggiatina. Qui come vedete c'è questa intricata foresta di tife e quindi si può passare o da qui, dall'interno, oppure da fuori. Io passerò da fuori dato che ho gli stivaloni per non passare qui dall'interno, che è abbastanza intricato. Qui una volta c'era un passaggio, ma adesso la vegetazione l'ha completamente ostruito e quindi sono costretto comunque a passare dall'esterno, ma comunque non è molto fonda l'acqua, dovrei farcela. Sono quasi arrivato nel mio posticino segreto, adesso ve lo faccio vedere. Non so se si vede alle mie spalle, qui c'è un piccolo torrente che scende dalle colline e si riversa nel lago. Punti come questo sono una vera e propria calamita per i pesci, perché il torrente per loro è come fosse un lungo nastro trasportatore che gli porta continuamente cibo. Quindi laddove c'è una confluenza o comunque un immissario, lì è molto probabile trovare una gran quantità di pesci. Io mi metterò a pescare qui davanti, l'acqua diventa subito fonda ed è pieno di alghe. I bass adorano le alghe perché gli forniscono un nascondiglio dal quale possono tendere agguati agli altri pesci. Ragazzi, ricordatevi che per pescare, prima ancora di tutta questa roba qui, serve questa, ossia una licenza di pesca valida. Pescherò ovviamente a spinning, userò un siliconico con classico innesco Texas, mi sembra che si chiami questo. Vediamo un po' se girano, adesso metto la GoPro sul cappello così potrete vedere tutto quello che vedo io. Abbastanza sostenuto che soffia verso riva e questo mi ostacola un po' nel lancio. Vabbè, speriamo che si calmi tra un pochino. Sono qui ormai da diverse ore e ancora non si è vista neanche l'ombra di un pesce, ma vabbè, niente di nuovo, la pesca è così, ci vuole pazienza e soprattutto capacità di osservazione. Bisogna saper captare quei segnali che la natura ci manda e che possono annunciare l'arrivo di una svolta. Adesso, ad esempio, si è calmato il vento. Non ci penso nemmeno a darmi per vinto. Adesso torno in acqua e continuo, voi state con me.
Ma le alghe di sicuro ci stanno. Ci siamo! Oh. È andato! È andato! Vabbè, dai! Qualcosa si muove! Eccolo qua ragazzi, sono piccoli ma sono vivaci, adesso lo libero subito. Eccoci, siamo a tre. La giornata senza vedere assolutamente nulla, adesso nel giro di una mezz'oretta ne sono arrivati già tre. Io continuo, vediamo un po', magari esce fuori quello grosso. Eccolo, c'è. Devo tirarlo rapidamente fuori prima che si infili in mezzo alle alghe. Oh! È da stamattina alle 9 che sono qui e i pesci si presentano alle ore 17:45. Questa è la pesca, ragazzi. Stava una mezz'oretta, 40 minuti di azione allo stato puro, adesso tutto tace nuovamente. Io però voglio agganciare qualcos'altro prima di andare via, perché me lo merito. Colpo di scena ragazzi, stavo per chiudere tutto e andarmene, invece è arrivato questo bel bambino, era in agguato in mezzo alle alghe proprio a pochi metri davanti a me. Adesso ve lo faccio vedere meglio, eccolo qua, è proprio un bel pesce, guardate che bocca, quando apre questa in pratica risucchia al suo interno tutto ciò che c'è nelle vicinanze. È veramente impressionante, un predatore nato, bello, molto bello. Adesso lo liberiamo. Ragazzi, si sta facendo buio e si è fatta veramente l'ora di andare. Adesso comincio a chiudere tutto e mi riavvio. Anche se vorrei restare perché l'ultima cattura mi ha veramente galvanizzato. Questa era una mia giornata di pesca tipo, spero che vi siate divertiti e rilassati insieme a me. Se il video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un like e ricordatevi di iscrivervi
al canale per non perdervi le prossime avventure. Il bosco alle mie spalle si sta animando, è pieno di versi, tutti gli animali, specialmente quelli notturni, cominciano piano piano ad uscire dalle tane e a mettersi in movimento, mentre i pesci mi sa che sono andati a dormire. Dai, chiudo tutto e vado. State bene ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. La natura è una cosa incredibile. Guardate qua, è un luccio, un luccetto che ha ingoiato un altro pesce. Guardate, decisamente troppo grosso per lui. Porca miseria, è una cosa incredibile. Guardate, vedete, c'è la coda dell'altro pesce che spunta.